relazioni. La maggior parte delle volte mi capita di parlare con persone anche più grandi di me o coetanei che mi raccontano perennemente una cosa, cioè che nel tempo hanno lasciato nei cassetti, hanno lasciato negli sgabuzzini quelle che erano le loro passioni. Faccio degli esempi, magari c'era qualcuno che amava andare a pesca e ha appoggiato la canna da pesca da qualche parte e non l'ha più usata, qualcuno che sciava e non ha più usato gli sci. E qualcuno che come me per tanto tempo è andato in bicicletta e magari ha appoggiato la bicicletta da una parte e non l'ha più utilizzata. Allora, qual è secondo me una delle possibilità, delle soluzioni per evitare che le cose più belle della nostra vita, ovvero le passioni, possano finire in un dimenticatoio? E beh, è molto semplice. Credo che una delle cose più importanti è lasciare, diciamo, visivamente a portata di mano gli oggetti, gli elementi che ci ricordano queste passioni. Perché vi dico questo? Perché ad esempio il motivo per cui stamattina ho preso la bicicletta, essendo sinceri, è che stavo combattendo con la stufa pellet appena comprata, no? I settaggi eccetera, mi sono girato e poco lontano dalla stufa c'era la bicicletta. L'ho guardata, ho guardato fuori e ho detto: sapete che c'è? Vai, oggi è giornata per andare, anche se mi faccio 20-25 km, mi rilasso un pochino, mi faccio del bene sicuramente, no? E poi ci ho riflettuto e ho detto: bene, se questa bicicletta non fosse stata a portata di mano e non l'avessi vista, non mi sarebbe venuto in mente di andarci, o quantomeno avrei fatto molta più fatica. E allora qual è il segreto? Il segreto è che le cose, se le nascondi, non le vedi, e la nostra attenzione va sulle cose che riusciamo a percepire, sulle cose che riusciamo a vedere, sulle cose che sono lì intorno a noi. E quindi una delle cose più belle in assoluto è stato salire in bicicletta stamattina, dimenticare il fatto che è un bel po' che non ci vado e venirmi a godere le mie strade, il mio lago, insomma, il posto dove ho scelto di venire a vivere. E consiglio a tutti, suggerisco a tutti di andare a riprendersi le proprie passioni, ma soprattutto una volta che le rimetti in moto, evitare di metterle nel dimenticatoio, di lasciarle nello sgabuzzino, ma lasciarle a portata di mano. Bene, ci vediamo presto, un abbraccio, tanti saluti, ciao ciao.